Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si gonfia la rete, voce di popolo, vigilia dei Napoli Real Sociedad, partita crocevia del cammino degli azzurri in Europa League, una partita che vedrà delle assenze piuttosto importanti da ambedue le parti. Ovviamente manca Osimhen nel Napoli, ma attenzione, perché notizia di mattinata è che tra i convocati della Real Sociedad non solo non c'è Oyarzabal, ma manca anche David Silva, quindi le due stelle della formazione basca non saranno presenti nella partita dello Stadio Maradona, e questa è sicuramente un'indicazione positiva, una buona notizia per il Napoli, che ovviamente poi dovrà fare conto sulle sue forze per pareggiare quantomeno questa partita o vincerla per accertarsi anche il primato nel girone. Ne parliamo con voi allo 0816 36 363, come sempre, oltre al 339 66 6 9990, che è il numero per i vostri WhatsApp. Ricordo anche inoltre che a partire dalle 13:30 ci sarà la conferenza stampa di Rino Gattuso, che potrete ascoltare qui live praticamente nel corso di Marte Sport Live, quindi un motivo in più per restare sintonizzati con la copertura sportiva di Radio Marte. Ripeto, 0816 36 363 per intervenire in diretta. Diteci anche magari che Napoli vorreste vedere in campo domani sera, un Napoli che, vista la posta in palio, ovviamente non sarà eccessivamente stravolto dal turnover, ma qualche cambio ci potrebbe essere. Per esempio Maximovic, che ha sempre giocato in Europa League, potrebbe trovare spazio al fianco di Koulibaly. Il solito ballottaggio sulla destra, Lozano-Politano, no? Anche in questo caso Lozano solitamente è quello che gioca in campionato e Politano quello che gioca in Europa. Staremo a vedere Gattuso che tipo di scelta farà da questo punto di vista. Diteci la vostra, aspettando di sapere anche un po' come sta Fabian Ruiz, che non è al meglio, come ci ha detto Gattuso nell'ultimo weekend. Vediamo se giocherà contro la Real Sociedad o se ancora una volta il Napoli si affiderà magari in mediana al tandem composto da Bakayoko e Demme, come nelle ultime partite, come nella gara d'andata. Raffaele, buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Come state? State bene? Una curiosità, Andrea, oggi c'è la DAD a casa tua? No. No, perché sembrava non che credo. Ci fosse, sembrava che ci fosse, sai, invece fortunatamente non c'è. Ricordiamo i numeri 0816 36 63 339 666 9990 per i vostri messaggi, sia scritti che vocali, anche su questo argomento riguardante Fabian Ruiz. Siamo più equilibrati con la coppia Demme e Bakayoko, oppure Fabian Ruiz è un calciatore di cui se sta al meglio delle condizioni fisiche non si può fare a meno? Io non so qual è la vostra idea, io ne ho una, e cioè che secondo me Fabian Ruiz in questo Napoli, se non si dà una svegliatina, difficilmente giocherà tante partite. Voglio rispondere a Pasquale Mallardo, che mi chiede: mi puoi spiegare chi ha deciso il murales alla fermata della mostra? Perché spero che non sia stato tutto diretto dal presidente De Gregorio. Lui pensasse a far circolare i treni a V, che è sempre più da terzo mondo, scrive Pasquale. Io non lo so, sinceramente. Immagino che sia stato lui. Mi chiedo la scelta delle figure rappresentative di quel murales di 130 metri, chi l'abbia fatta, anche se è ovvio, se vuoi raccontare tutta la storia del Napoli, qualcuno resterà sempre fuori e se ne dispiacerà. Abbiamo al telefono qualcuno? Andrea? Sì, ce l'abbiamo. Però non abbiamo sì. Andrea. No, c'è Andrea. No, io ci sono. Non so chi abbiamo al telefono, però. Chi abbiamo al telefono? Ah, come no? Scusami, l'hai scritto tu. Ah, ok, certo. No, abbiamo un collega. Assolutamente. Caspita, ce l'hai scritto. Sì, sai, come avendo un filo diretto, potrebbe esserci chiunque al telefono. Al telefono con noi invece c'è il collega esperto di calcio spagnolo, per inquadrare un po' la partita di domani, di DAZN, Gabriele Giustiniani. Ciao Gabri, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. La UEFA l'ha considerata, Gabriele, vedendo anche la vetrina, la partita più importante di questo turno. In effetti è vero, perché la Real Sociedad è stata prima in classifica fino al turno scorso in Liga, e il Napoli che comunque è tra le prime della Serie A, quindi mi sembra veramente giustificato questo modo di valutare una partita nella quale tu immagini una Real Sociedad stile Napoli di Sarri e un Napoli come abbiamo visto a Crotone? Sì, innanzitutto
mi sembra corretto, insomma, definirla come la partita più interessante, più bella, insomma, della giornata di Europa League, e poi chiaramente è anche quella inevitabilmente decisiva. La Real Sociedad secondo me sarà un pelino diversa, nel senso che non avrà a disposizione due giocatori importantissimi, come sapete, insomma, cioè non ci saranno né David Silva né Mikel Oyarzabal, e quindi di fatto la Real perde il giocatore con più talento in mezzo al campo e per tecnica forse il migliore in assoluto nella rosa e il più grande realizzatore di questa squadra, per cui sono due assenze importanti. Come dicevi tu, Raffaele, appunto, questa è una squadra che fino alla scorsa settimana era prima in classifica, poi ha pareggiato 0-0 con l'Alaves e si è complicata ulteriormente la vita invece in Europa League, perché ha tirato 20 volte in porta contro il Rijeka, ma si è fermato sul 2-2. Certo. Bene per il Napoli, che ovviamente avrà 2 risultati su 3 per qualificarsi nella maniera migliore possibile, e mi aspetto una squadra, insomma, che interpreti bene la partita, anche ovviamente derivante dal fatto che, come sai, appunto, come sapete benissimo, insomma, giocare in uno stadio con quel nome lì adesso, secondo me, anche nella testa dei calciatori qualcosa sposta. Sì, e che cosa sì, sposta? Gabriele, vai Andrea, vai. Qualcosa sposta anche inevitabilmente l'assenza combinata di Oyarzabal e Silva, no? È vero che queste partite motivano tutto il gruppo, però sono due giocatori faro per questa squadra. Assolutamente, assolutamente. E le alternative, per quanto giovani interessanti, non sono all'altezza del talento di quei due che non ci saranno, per cui credo che non cambierà chiaramente lo stile di gioco e l'idea, però inevitabilmente con degli interpreti diversi anche a livello europeo, magari un pochino meno esperto dovrebbe essere Merkelans, che dovrebbe giocare nel ruolo di Oyarzabal o chi per lui, insomma, è inevitabilmente una Real Sociedad sulla carta, perché poi lo sappiamo, le partite vanno giocate, ma più debole, quindi secondo me il Napoli deve far fronte a questi problemi che ha la squadra basca e secondo me provare ad aggredire la partita fin da subito. Sì, vedremo. Comunque, in ogni caso, il Napoli ha un organico tale da permettersi di poter fare anche un po' di turnover, anche se per questa partita ho la sensazione che allo stadio Diego Armando Maradona vedremo un Napoli Napoli tipo, perché comunque siamo in una situazione tale che il Napoli non può permettersi di calcolare il pareggio, altrimenti succede che negli ultimi 15 minuti sarà un attacco alla diligenza da parte della Real Sociedad, che deve invece necessariamente vincerla questa partita. Sì, esatto, sono assolutamente d'accordo, al di là dei risultati anche degli altri campi o in generale, come dicevi tu, la squadra di Gattuso secondo me deve entrare in campo con una certa mentalità, e la sfida col Crotone sicuramente ha lanciato un bel messaggio, secondo me, e bisogna continuare così. Lo ha detto anche lo stesso Gattuso, insomma, questa è una squadra che ha dei margini di miglioramento incredibili, deve crescere tanto sotto il profilo mentale, e queste partite sono degli step importanti, perché poi a livello europeo ti fanno acquisire consapevolezza, e se vai avanti, poi, come sappiamo, in realtà a febbraio comincia tutta un'altra storia. Quindi secondo me sarà un step importante, anche perché queste partite qua contro avversari di livello, per l'appunto, ti servono per crescere, ti servono per misurarti, ti servono per capire quanto puoi andare avanti, e mi pare di capire, insomma, che il Napoli su questa Europa League ci ha puntato parecchio. Va bene, Gabriele, grazie. Sarai tu il telecronista della partita? No, la telecronaca è in esclusiva Sky, quindi la commentano i colleghi di Sky. Noi seguiamo il calcio spagnolo nel weekend, e quindi di conseguenza anche la Real Sociedad. Benissimo, ciao Gabriele, buona giornata. Ciao Raffaele, grazie, ciao Andrea. Grazie a te. C'è sempre confusione nella mia testa tra Sky, DAZN, Europa League, Champions League. Il calcio perciò si è imbruttito anche per questa ragione. Allora, 339-666-9990 per i messaggi, anche quelli scritti. Oggi voglio leggerne qualcuno in più rispetto a come faccio di solito. Credo che quest'anno, tra la frequenza delle partite, si gioca ogni 3 giorni, la possibilità di fare 5 cambi, la rosa del Napoli numerosa e completa in tutti i suoi reparti, ci sarà spazio per tutti. Vado controcorrente e stravedo per Petagna. Io vorrei sempre titolare in Serie A, mentre in Europa no.
ha le caratteristiche giuste per fare molti gol, per far fare molti gol a quei tre che giocano dietro di lui, e anche questa è una chiave tattica che può essere presa in considerazione. Andiamo a sentire qualche voce, c'è Michele per esempio, buongiorno Michele. Michele, allora, Michele, ascoltami un attimo, mi devi ascoltare attraverso il telefono e devi abbassare il volume del dispositivo col quale ci stai seguendo, perché sennò andiamo in confusione, capito? Va bene. Ok, perfetto, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno Michele, buongiorno. Mi ha fatto piacere. No, mi ha fatto un appello se... per Dindala. L'appello qual è? Che ti fosse un apre e stanno a giangere in cuore. Perché lui ha fatto lui tre artisti che stanno, che non hanno capito. I giovani che ci hanno dimostrato sicuramente di migliorare l'anno prossimo e non ci hanno mai giangere in cuore. Ma che vanno qua? Mi sento a qualcuno che diamo, ma io li sono cantare. Okay. Allora amici, ci chiede Michele, non vi piangete addosso, mi fate questa cortesia, io non ho sentito piangere nessuno, qualcuno ogni tanto si lamenta che vorrebbe un Napoli migliore, ma piangersi proprio sinceramente no. Messaggio vocale e poi ci sentiamo. Raffaele, sì è vero che qualcuno può restare fuori, però cioè, sinceramente non possiamo mettere Crassone e non possiamo lasciare fuori i Crassone. Renica, tutto qui, eh. Poi complimenti per la trasmissione. E grazie per quello che fai. Grazie a te. Non ho capito chi sarebbe Crassone e chi Renica poi in questo Napoli. Magari ce lo dice Andrea Falco. Ma non lo so, penso che la polemica sia ancora sul Murales, per il fatto che mi sembra che Crassone ci sia e Renica, come sappiamo, no. Ma scusami, ma tanto... forse si riferisce sì. ai Murales? Cioè c'è Crassone sui Murales? Ma io spero veramente di no, cioè Crasson no, vi prego, proprio quello è il Napoli. Io ho visto un paio di esponenti del Napoli del 98, adesso non voglio dire castronerie sul nomi, ma li ho visti. No, e devi dire i nomi. Infatti perché... hanno fatto molto discutere. Ma scusami, se mi metti taglia la tela è un conto, ma se mi metti Crasson no, capito? Quindi perciò vorrei capire chi sono questi del 98. Comunque lo sapremo tra poco, intanto ci fermiamo. Pubblicità. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora siamo di nuovo qua, vi ricordo 0816363 339666 9990, messaggi scritti e vocali, poi tra poco avremo anche un altro ospite molto importante. Sentiamo un messaggio. Ciao Raffaele, sono Gigione da Napoli. Ciao. Volevo dirti, per quanto riguarda la partita di domani, sicuramente il Napoli la stravince. Vedo la Real Sociedad leggermente in difficoltà. Ciao e buon proseguimento. Ciao, buona giornata anche a te. Napoli che domani è impegnato in Europa League, oggi ci sarà la conferenza stampa, sempre virtuale chiaramente, di Rino Gattuso alle ore 13.30, quindi la seguiremo in diretta con Marte Sport Live, e poi questa sera noi nel corso di Tiro al Bersaglio faremo sentire anche la voce di Alguacil, che è il tecnico della Real Sociedad, che parla alle 18.30. Tu te li ricordi tutti i protagonisti del Napoli che ha vinto la Coppa UEFA, Andrea? Me ne ricordo, sì, quasi tutti, così come mi ricordo di quello che abbiamo al telefono, caro Raffaele Auriemma. Sì, Antonio Carannante, buongiorno Antonio. Buongiorno, ciao Auriemma. Come stai Antonio, tutto bene? No, perché tra la pandemia certo. E quest'anno 2020 sono perso un po' di persone importanti, quindi... deve passare questo 2020. Dai un tuo ricordo di Diego Maradona, che tu hai vissuto praticamente dal primo momento che ha messo piede a Napoli. Vabbè, ricordi ne ho tanti, però sai, io sono uno che sono delle cose, sono cose che mi tengo dentro, capito? Non è che lo espongo. Il sentimento che per Diego, Maradona, per tutte le persone, parla, una cosa che me la porto dietro, ho parlato con pochi poi perché è una cosa che non riesco ancora, la mattina mi sveglio e dico che non è vero, è impossibile. Hai ragione. Quindi sai, le ricordi ne ho tanti, forse sono quello più importante, è che tu a conoscere è stato io, perché fino a fare la visita medica lui non sapeva niente, già stava allo stadio San Paolo a fare le visite,
e quindi quello è stato il ricordo più bello, è stato un impatto bellissimo, e quello è il ricordo più bello che voglio tenere davanti. Cioè, io. Nessuno sapeva niente, tu invece sapevi che stava al San Paolo a fare le visite medico, ho capito bene? Sì, perché era, si parlava che il giorno dopo io andavo a fare le visite e tutta la campra mi disse: vai, Agnelli sta allo stadio, però non dire niente perché Maradona già sta lì, la stampa sa il giorno dopo. E noi abbiamo fatto la visita e nessuno sapeva niente. Antonio, tu hai giocato la finale, oltre a tante altre partite, la finale di Stoccarda il 17 sì. maggio 1989, l'hai giocata quasi interamente perché prendesti il posto di Alemão infortunatosi dopo mezz'ora, è vero? Sì, grande responsabilità perché io oltre a fare il terzino Bianchi mi utilizzava anche a centrocampo, quindi il primo ad uscire o il primo ad entrare o giù a isolare sempre io. Avevamo un trio a sinistra, io che ce lo condividevamo, io, Pippo e Francini, e Bianchi alternava tutte queste gare del campionato, ho fatto più gare di tutte alla fine. Questo è vero, infatti fu bello anche il momento del trionfo finale, perché quella sera Maradona esplose di gioia, e ci puoi raccontare anche qualcosa di quella notte al Nacker Stadium? Ma lui ci teneva molto a questa coppa e la voleva assolutamente, quindi era quella che ci dava quella carica in più, perché poi ci pensava lui. Era lui che sì, pensava. Antonio, che effetto ti fa sapere che questo stadio, lo stadio del Napoli, da oggi in poi, da domani in poi praticamente, che sarà la prima partita, si chiamerà Stadio di Diego Armando Maradona? Ma è una cosa meravigliosa, perché a parte che lo merita, perché Diego a Napoli ha dato, era la città per lui e lui era per Napoli, perché è stata una combinazione, perché lui quando è andato a Barcellona non ha avuto stessa accoglienza, qua a Napoli ha trovato la sua casa, e forse io penso che il suo desiderio era quello di tornare a Napoli nella società, che la società di oggi non ha fatto niente per fare qualcosa per lui, dove secondo me poteva avere un ruolo in questa società, ma proprio per farlo stare a Napoli, e poteva dare sicuramente qualche consiglio anche a questa società per vincere qualcosa, solo averlo in panchina, solo averlo... questo è vero, già la presenza di Diego può essere solo la presenza sua, immagino un giocatore che certo. Immagino un giocatore che lui gli dice gli mette una mano sulla spalla, esatto. Cosa vuol dire? Tu lo puoi dire, no? Appunto, mi meraviglio come questa società. Io credo che tutti i calciatori del Napoli che hanno giocato con Maradona non sarebbero stati gli stessi calciatori se non avessero giocato con Maradona. Sì, questo lo confermo anche io quando vincevo qualcosa ancora c'era lui, anche se eravamo dei grandi campioni, una grande società, c'era costruito, ma lui è stato quello che ci ha portato, perché a me non dicono se ha giocato con Napoli, dicono se ha giocato con Maradona, quindi immagino, però ho detto io se fossi stato questa società, uno come lui l'avrei tenuto dentro solo come immagine, perché è troppo importante per questa città. Però bisogna anche dire, Antonio, che il Diego degli ultimi anni, tenerlo in un club può anche essere un'arma a doppio taglio, perché abbiamo visto sì, che però, comunque... però con la promessa, con le clausole che lui qua si poteva salvare. Sono convinto anch'io. L'amore che gli dà il napoletano, sì, gli poteva dare anche molti anni in più. Esatto, solo lui stare in questo stadio, stare sul campo e avere persone che poi parliamo di chiare, ci sono anche delle persone buone, brave, che lo potevano fare star bene, no? Ok. Infatti. E quindi io anche se lui quando si è visto il centro a teatro mi diceva sempre: chissà se un giorno potrà allenare tutto, ma fare a Napoli qualcosa per me è stato era il suo sogno, quindi è una cosa che ci teneva molto, però certo. Quindi voi devo sapere che lui secondo me per Napoli è... adesso dicono, ne posso dire tutti, però lui per Napoli penso che abbia dato tanto. Mi dispiace che però comunque anche San Paolo, perché San Paolo è un santo importante a Napoli, però che rimanga San Paolo e di Armando Maradona, perché io penso che sì, ma resta la denominazione così virtuale. Allora, beh, San Paolo, esatto. Però penso che Maradona anche l'abbia merita tutto, merita molto, come no, ma anche a Milano si chiama Stadio Giuseppe Meazza, ma è a San Siro, quindi sì. Perciò comunque restano le due denominazioni. Prima di salutarti, Antonio, che ne pensi del Napoli attuale con Rino Gattuso in panchina?
Ma io, Rino per me ha, ha tanta stima da parte mia, perché mi piace, mi piace molto la gente lavoratore, gente pratica, un genuino, c'ha un bel sangue che trasmette. E questo Napoli ha due facce, è una squadra che non ha un equilibrio fino adesso, però è una squadra che quando sta bene, cioè, per me non ce n'è per nessuno, okay? Perché è una grande squadra, c'ha dei grandi giocatori, però a volte Rino c'ha, dà troppa energia, un allenatore ogni tanto deve, cioè, i giocatori a volte come se si rilassano, lui deve stare sempre sulla corda, perché li deve tenere sempre sulla corda, perché lui, oltre al lavoro, grande lavoro che fa, che mi piace molto come gioca, ma c'ha questo dinamismo che lui riesce a trasmettere, ma a volte fa proprio fatica, perché poi ci sono alcuni giocatori che non lo so, hanno alti e bassi, questo è il problema. A volte anche Koulibaly, mentre un campione sembra un pollo, sì. Hai capito? Certo. A volte c'è la bravura sua, ma a volte è molto importante anche la personalità e la bravura dei calciatori, che in alcuni momenti ci vuole dell'oro, sapere i momenti giusti per giocare, i momenti giusti per attaccare, i momenti giusti per difendere, sapere, i momenti giusti anche per andare a fare casino con gli arbitri, perché parliamoci chiaro, io ultimamente mi sono incazzato quando non sono stati capaci di portare l'arbitro alla VAR, ma devono fare un po' di casino, ma non, cioè, sono loro che lo devono portare, lì viene ammonito se chiedi all'arbitro di andare a portare. Sì, però fare un po', ho capito, però deve essere la società a protestare un po' di più, non lo so, ma anche è la società, ma a volte un giocatore con un po' di personalità non può anche... ti mette l'arbitro, ti estrae il cartellino giallo, non puoi chiedergli di andare al VAR, è una regola, capito? Quindi perciò non lo fanno. Comunque 10 maggio 1987, 17 maggio 1989, Antonio Carannante e chi su Scord? È il mio buon numero, e tu c'eri, e tu lo puoi raccontare. Antonio, grazie, buona giornata a te. Ciao Gemma, arrivederci, forza buona Napoli, giornata. A domani, domani festeggiamo, perché dobbiamo stare in Europa, quindi carichiamo e ti raccomando, cerca di tenere qualche trasmissione che parlano troppo di tattica, te voglio dare i consigli, è meglio stare a casa allora, dobbiamo far lavorare bene Gattuso, perché se no facciamo una cosa, prendiamo qualcuno con la bacchetta e qualcuno che parla, mettiamo sulla panchina, sono tutti bravi. Dobbiamo cercare di lo so, positivi. Infatti, dalla poltrona di casa loro, mamma, e quanto sono bravi. No, ma vengono pure da lontano, poi ci voleva da lontano, Rampone. Ma pure quelli che stanno vicino, stai tranquillo, pure quelli che stanno vicino. Sì, ma non lo concepisco. Facciamo stare un po' tranquilli a questi giocatori, all'allenatore, facciamo stare tranquilli. No? Le cose, le loro tattiche, andassero alla Juve, che ha più bisogno di noi, e qualcun altro. A noi ci devono stare tranquilli. Gattuso sa lavorare, è competente e deve stare sereno, non rompergli i coglioni ogni volta la tattica 4-2-3-1-3-1, faccia fare allenatori loro. magari ciao. Per loro, ciao Antonio, buona giornata. Ciao. Prima di fermarci un messaggio vocale, poi sono Raffaele, sono Lorenzo da Grumone Mano, provincia ciao. Di Napoli. Comunque stanno facendo un casino tutti questa situazione del murales. Io però voglio dire solo una cosa, non sono d'accordo su alcuni murales, tipo quello su Higuain, quello su Ancelotti, che per me, cioè, Higuain sì, ha dato qualcosa a Napoli, ha dato tanto, non qualcosa, ha dato molto, però comunque sappiamo poi com'è andata la situazione, ma quello di Ancelotti proprio non c'entra proprio nulla. Sono d'accordo. Più che altro mi pare che manca quello di Eddie Reia, se proprio vogliamo mettere, mi pare che ci sia Morales, di un allenatore. Ci sta Reia. Un abbraccio, ciao Raffaele. Sì, ci manca Paolo Cannavaro, che comunque ha riportato il Napoli dalla C alla Champions. Ci sono tante figure che avrebbero meritato di esserci, dobbiamo fermarci un po' di incongruenze, diciamo così, dai, dobbiamo fermarci. Ricordo i contatti 0816363 per intervenire in diretta, e poi c'è il 3396669990 per i WhatsApp. Tra poco torniamo anche con un altro ospite. Pubblicità. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Sarà un Natale bellissimo a Radio Marte, perché non so se avete avuto modo di sentire la canzone
è qualcosa di spettacolare. Complimenti a tutti gli artisti che hanno realizzato questa clip natalizia, come da tanti anni Radio Marte fa a questa parte. Complimenti a chi l'ha pensata, a chi l'ha prodotta, a chi l'ha cantata, come Neffa e Peppino Di Capri. 081 63 63 63 339 666 9990 per i vostri messaggi scritti e vocali. Però abbiamo al telefono un ospite che è un amico e anche un grande allenatore, Andrea. Che bello parlare un po' di calcio col grande Serse Cosmi in collegamento con noi. Mister, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Serse, buongiorno anche da parte mia, grazie di aver accettato. Ciao, ciao, ciao. Tu hai due rimpianti nella tua vita, ce li vuoi ricordare? Beh, ce ne ho altri, però due per quelle che riguardano le mie passioni, che sono il calcio e la musica. Non aver conosciuto direttamente due fuori che neanche classe. Voglio definire personaggi, perché esatto. È riduttivo, quindi due campioni, diciamo così. E per quello che riguarda la musica, Fabrizio D'Andrea, quindi andando a allenare Genova non ho avuto la possibilità di, purtroppo perché era scomparso, di conoscerlo. E da frequentatore del calcio, chiamiamolo così, di non aver passato anche 5 minuti con Maradona per poterlo salutare, per poterlo ringraziare, perché credo, al di là di ogni discorso che si è fatto, chi ha vissuto il calcio e come mister nel mio caso, ma anche come semplice tifoso, non possa che riconoscersi solo ed esclusivamente con Maradona. Sì, perché quando Maradona è stato per l'ultimo anno in Italia, stagione 90-91, tu cominciavi la carriera di allenatore al Ponte Vecchio, quindi era un po' esatto. Difficile incrociarsi in quel periodo. Avresti dovuto. Ma io avrei voluto conoscere anche il Maradona, che poi dopo è tornato qualche volta in Italia, no? Però non c'è stata mai la possibilità concreta, insomma, quindi qualcuno ce l'ha avuta e molto probabilmente neanche se non meritava di conoscerlo. Io invece che avrei dato tutto per poterlo salutare, no? Però insomma, fortunatamente per me e per tutti gli altri rimane indelebile quello che lui ha fatto, quindi. Serse, però tu del Napoli di oggi conosci qualcosa, perché tu sei stato l'allenatore di Matteo Politano nella stagione 13-14 al Pescara. Si capiva già all'epoca che poi sarebbe diventato forte come lo vediamo adesso? Allora, Matteo aveva già allora grandi qualità tecniche, molto caratterizzato nel ruolo, un pochino quello che gli è rimasto, perché poi alla fine in un sistema di gioco pensare di fargli fare la seconda punta era quasi impossibile, diciamo in un 3-5-2, e quindi era caratterizzato da esterno, però aveva grandi qualità tecniche, fisiche, perché pur non essendo altro e aveva un'ottima struttura muscolare, e caratterialmente secondo me doveva fare il salto di qualità, e quello che è riuscito a fare negli anni, quindi piano piano è cresciuto come personalità, come carattere, come convinzione dei propri mezzi, per cui non mi stupisce, perché le qualità tecniche ce l'aveva. Poi sai benissimo che la differenza non la fanno quelle, ma la fa l'aspetto caratteriale, che in quel momento ancora era in costruzione quando ce l'ho avuto io. Certo. Sì, Serse, che ne pensa di Rino Gattuso come allenatore? Le convince, la convince il suo modo, il suo approccio, ma anche quello che esprime in campo, no? Perché mi sembra che un allenatore che prova a giocare un calcio anche molto evoluto. Assolutamente sì, io sono, oltre che essere, mi ritengo un amico di Rino, ma soprattutto sono strafelice per quello che sta ottenendo e per come sta cambiando l'opinione su di lui, perché lui era dentro quella ostaggio un pochino di quello che era stato da calciatore, quindi il giocatore caratteriale, determinato, non eccessivamente tecnico, e quindi si pensava che le sue squadre potessero essere solo quelle. Invece non è questo. Rino sta dimostrando nel tempo di essere un allenatore assolutamente bravo, anche sotto l'aspetto tattico, sì, nella maniera di condurre la partita, di prepararla e anche di
di muoverla, come si dice, durante la gara dalla panchina. E quindi sono strafelice, perché poi quello che lui ha dentro, la maniera un pochino di gestire i calciatori, che conosco ovviamente relativamente, però quella come si propone in sala stampa me la sento molto vicino a me. E quindi non ha problemi a dire le cose come stanno, perché alla fine credo che, anche se suscita magari qualche contraddittorio che può uggiare, diciamo così, qualche giornalista o qualche addetto ai lavori, però alla fine poi penso che è quello che paga alla lunga, insomma. Quindi lo vedo vicino, insomma, me lo sento assolutamente di tutti gli allenatori che c'è adesso, in sala stampa sicuramente quello più vicino a me. Bene. Per salutarti, Serse, dopo 10 giornate di campionato, in realtà 9 per Napoli e Juve, tu te la senti già di azzardare un pronostico su chi vincerà lo scudetto? No, me la sento di azzardare un pronostico che quest'anno sarà necessariamente, e aggiungo anche in maniera personale, finalmente un campionato diverso dagli ultimi, non per demerito della Juve, come sento dire, ma soprattutto per merito delle altre squadre, che mi sembra, uso il condizionale, abbiano, oltre che squadre assolutamente competitive, però anche più convinte di quelle che dei propri mezzi, insomma, con allenatori che cercano di dettare una strada in relazione un pochino non al pianto per la differenza che c'era contro la Juve, ma soprattutto per la possibilità concreta di vincere lo scudetto. Quindi Pioli lo vedo convinto, Conte lo è da quando è nato, Rino idem, lo stesso Fonseca e Inzaghi parlano un linguaggio non troppo ermetico, insomma, mi sembrano abbastanza portati anche a prendere in considerazione quell'ipotesi, e questo nei calciatori influisce tantissimo, perché se senti un allenatore che sistematicamente dice che la Juve è troppo più forte, tu i campionati non li vinci mai. Certo, va bene Serse, noi ti ringraziamo, ti auguriamo di trovare presto una panchina, anche perché è da poco che non alleni, perciò. E io ti ringrazio, Raffaele, un grande abbraccio. Ma panchina in Serie A, secondo me, panchina in Serie A dovresti trovare, però va bene pure in un'altra categoria, pur di vederti allenare una squadra. Guarda, faccio una battuta, quindi va presa. Siccome il calcio è impazzito, e quando io meritavo altre cose non è successo, magari adesso può capitare, ma proprio perché è il calcio che è impazzito, non per merito. Va bene, dai, Serse, grazie. Buona lavoro a tutti. Buona giornata. Sentiamo un messaggio vocale prima di fermarci nuovamente. Beh, sentiamo. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Ma sono un po' deluso per quanto riguarda i murales della stazione, perché io mi aspettavo che mettessero anche quelli di Calderon e Prunier. Ok, beh, grazie, ciao Raffaele. Sì, ci voleva una stazione lunga 7-8 chilometri, mettevamo tutto. No, ma se li cerchi su internet ci sono fotomontaggi, sì, sono di tutti fake, i tipi. Sono fake. Anche peggio. Anche la peggio. Cosa gravissima, e veramente non ha giustificazioni chi ha scelto le facce, è stata l'assenza di Corrado Ferlaino. Quella è una cosa gravissima. Non si può escludere dalla storia del Napoli un uomo che tra alti e bassi, perché non è che ha fatto tutto benissimo Ferlaino, anzi, ma è stato l'uomo che ha guidato il Napoli per 31 anni, ha portato qui il calciatore più forte della storia del calcio, ha permesso al Napoli di vincere 2 scudetti e l'unico trofeo europeo, la Coppa UEFA. Quindi come si fa a non pensare di mettere Ferlaino? Vuol dire che voi di calcio, probabilmente chi ha fatto questo murales si è fatto pure dire i nomi dei calciatori, manco li conosceva, secondo me, perché è di una gravità estrema non aver pensato a mettere Corrado Ferlaino. Dobbiamo fermarci adesso, poi torniamo con il nostro ultimo blocco interamente dedicato a voi, quindi vi ricordo i contatti 081-636-363 per continuare a intervenire in diretta, oltre al 339-666-9990 per i WhatsApp scritti e vocali. Pubblicità. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. E direi di andare dritti dritti fino al finale di questa puntata con
la voce dei nostri amici che ci seguono numerosissimi tutti i giorni, tanto sapete come si fa. Sì, i contatti li conoscete, ma noi ve li ripetiamo sempre: 081-636-363 per le telefonate e il 339-666-9990 per i WhatsApp scritti e vocali. Hai visto, Raffaele, che Orsato ha finalmente dichiarato per quale squadra fa il tifo? Una squadra con la maglia a strisce. Sì, però è il Vicenza, quindi rasserenatevi da questo punto di vista. L'ha dichiarato una TV locale veneta, TV a Vicenza, che chissà perché non gli ha chiesto come mai non ha ammonito Pjanic 2 anni fa. Questo ancora non gliel'hanno chiesto. Vogliamo provare a sentirlo anche noi, Orsato, sì. Così vediamo se ce lo ripete pure a noi. Perché? Ma sono sicuro che interverrà in diretta e starà mezz'ora al telefono con noi. Sarà lui molto fugge, semplice. Orsato sta scappando da quella sera lì, scappa continuamente, è sfuggito alle Iene, ma non sfuggirà al sottoscritto quando lo incrocerò, dovunque saremo, non sfuggirà. Messaggio vocale. Buongiorno Radio Marte. Buongiorno. Allora, io penso che per quanto riguarda i murales messi nella stazione di mostra, l'unico grande errore che è stato fatto da chi l'ha ideato è l'assenza di Corrado Ferlain, il grande presidente. Per il resto è inutile, ho sentito Montervino, Paolo Cannavaro, Renica, Citterio, ma sto murales quanto deve essere grande? Se vogliamo mettere tutte le persone che hanno fatto parte della storia del Napoli, ci voleva stazione San Pietroburg. Quindi è inutile, solo Corrado, certo, Ferlain. Poi quando sarà intestata anche la metro, quella che si aprirà a maggio, ci aggiungeremo qualche altra cosa, ma in primis deve essere di Maradona. Mi sento di sposare questa logica, e infatti chi più chi meno, uno può pensare che sia meglio un nome piuttosto che un altro, ma l'assenza di Ferlaino è di una gravità imperdonabile. Andiamo al telefono, c'è Fabio. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno. Vorrei intervenire anche io a proposito di questo tema dei murales nelle stazioni della metropolitana. Io vorrei sottolineare come queste persone, prima, quando vengono intervistate, sembrano tutte molto umili, modeste, e poi invece quando non vengono rappresentate in uno di queste opere d'arte, invece se ne risentono parecchio. Secondo me bisognerebbe mettere soltanto 2 o 3 personaggi che sono rimasti davvero nella storia del club, non so, Sivori, Kroll, Maradona, ma non altri. Non mi sembra che gli altri abbiano fatto così tanto. Anzi, a me ha dato fastidio che abbiano inserito Higuain, che è veramente una persona detestabile. Fabio, scusami, Higuain, che sia una persona detestabile, va bene, però tu... Però noi parliamo del calciatore. Il calciatore oggi, ancora oggi, ha il record dei gol segnati in Serie A e lo ha fatto con la maglia del Napoli. Quindi non possiamo puntare il dito su questa cosa. Io ribadisco, Ancelotti è un pugno nell'occhio in quel murales. Perché Ancelotti fosse stato un murales a Milano, lo avrei capito, che lì ha vinto Champions e ci sta. Ma a Napoli questo Ancelotti cosa ha fatto? Niente, solo danni. Magari niente, fatto disastri. Bravo, fatto disastri. Sentiamo un messaggio e poi torniamo al telefono. 860. Buongiorno cari marziani e nonna. Buongiorno. Volevo fare una precisazione, un appunto, una constatazione. È stata bellissima la partita ieri della Juventus contro il Catania. Mi dispiace però che il Catania abbia perso 3-0. E vorrei consigliare al Crotone, altra squadra del sud, i 2 attaccanti del Catania di ieri, che potrebbero servire per una forse salvezza. Poi l'ultima cosa, vorrei chiedere al Cardinale Sepe, quando viene a fare la benedizione, di non portare l'acqua benedetta scaduta, perché ogni volta che facciamo i sorteggi europei siamo i più fregati di tutti. Grazie. Sei carina come cosa. Telefono, c'è Pasquale. Buongiorno Pasquale. Ciao ragazzi, buongiorno, sono Pasquale da Pisa, sempre complimenti. Grazie a te. Innanzitutto la cosa che più mi indigna per i murales è che hanno fatto l'inaugurazione qualche giorno fa, è già pieno d'acqua alla stazione, quindi questa è la cosa più grave. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, noi siamo troppo rancorosi.
tutte queste persone che vengono a giocare a Napoli, vengono a giocare, si fanno il loro, fortunatamente, per esempio per Higuain a me ha dato il massimo che poteva dare a Napoli, ha fatto il suo, ciao ciao, ci sta che se n'è andato, come lo stesso Sarri, ha fatto quello che poteva, il massimo che poteva fare a Napoli, ciao e se n'è andato. Noi ogni volta ci picchiamo su questo, addirittura adesso vogliono far giocare un'altra volta il giocatore che il Napoli ha messo fuori perché non ha voluto firmare il contratto, lo pigliamo in giro al nostro presidente quando gli chiedeva di firmare il contratto, vogliono che giocano. Siamo in contraddizione completa su queste cose. Tu come la pensi? Grazie, la penso ciao. Come noi siamo un popolo molto contraddittorio, però forse la bellezza sta anche in queste cose. Andiamo a sentire qualche altro messaggio, vi prego di restare nell'ambito dei 40 secondi massimo perché altrimenti non riusciamo a metterlo in onda. Vai, sentiamo. Ciao Raffaele, buongiorno, ti volevo dire una cosa per quanto riguarda il murales, che secondo me hanno fatto una grandissima cazzata, scusami del termine, perché dovevano rappresentare per me Maradona e magari la città di Napoli con il Vesuvio, il mare, il golfo e tutto e anche altre cose, ma mettere uno storico di una società con tutti i calciatori è normale che poi magari non ne metti, non ne puoi mettere tutti quanti, ma ne metti solamente cioè ti dimentichi alcuni calciatori, e secondo me o metteva il Napoli di Maradona, cioè quindi doveva rappresentare i calciatori che hanno fatto grande il Napoli di quell'epoca. Beh, ma io sono d'accordo con lui, se la stazione si chiama Mostra Maradona, ma mettiamo solo Maradona, i 7 anni di Maradona. Diciamo però, Raffaele, non so se avete preso una cumana mostra negli ultimi mesi, ma il progetto era già in corso, cioè io già vedevo dei murali che ritraevano il Napoli, per esempio, all'epoca di Mazzarri, quindi stava già lavorando a fare di quella fermata, insomma, un luogo anche culto della storia del Napoli. Poi, ovviamente, con la scomparsa di Diego e l'intitolazione si è avuto il motivo predominante, ma credo che se fosse iniziato da zero forse era come diceva l'amico, ma già si stava lavorando a un qualcosa del genere. Quindi hanno fatto il solito inquacchio, hanno preso la palla al balzo, è morto Maradona, ma sì, facciamo la stazione mostra. È il presidente dell'Uca. Io temo che sia andata così, sinceramente. No, ma sicuramente, se dici che c'erano già questi murales che venivano abbozzati, sarà sicuramente così. Messaggio vocale, sentiamone uno. Buongiorno Andrea, buongiorno Pipedeo, Raffaele. Ciao Sossio, buongiorno. Raffaele, voglio essere sintetico. Prima di tutto io penso che Napoli quest'anno ce la possiamo fare per lo Scudetto e anche per l'Europa League. Poi, tornando al capitolo murales, cioè, voglio chiedermi, ma che se caso pazza, cioè caso la mesi forza, tu mi metti un Crassone e non mi metti un Ferlaina. Ma non c'è Crassone. Mettendo scemo con me Angelotti, con tutto rispetto, e non mi metti un Giuliano che da tutta la Maratona a Napoli. Ma basta, punto qua, a mettere su Crassone. Non faccio più quella figura a mettere a fare la Oriem, che magari che te ricordo su, ci ha fatto un solo. Sei un grande, mi vedevo, sono tanto bene. Grande Sossio. Però non c'è Crassone, mi confermi Andrea, è un fake la foto di Crassone? No, è che girano una serie di fake in realtà, quindi Crassone è uno dei, poi mi metto nei panni delle persone, a volte distinguere il fake dal vero, al giorno d'oggi è diventato anche difficile. Che ti bombardano sui social. Sì. Francesco al telefono, buongiorno Francesco. Buongiorno, sono Giosuè, no Francesco. Ah, Giosuè, buongiorno. Purtroppo buongiorno. Mi devo cambiare nomi simili. Prego. Raffaele, fammi quella cortesia che tu già sai. Dai, sì, ho chiesto ai tecnici, io non so come si fa, quindi perciò. Vabbè. Adesso veniamo al sole. Se me lo fanno, ti ringrazio. Okay. Come ti ho ringraziato. E poi voglio dire una cosa sui murales. Vai. Pure io, la gente se la piglia con Higuain e non hanno capito che Higuain è il miglior calciatore, come dicevi tu, che è arrivato a Napoli come gol, perché ancora devono raggiungere i 36 gol. Uno dei migliori attaccanti della storia del Napoli si chiama Gonzalo Higuain. Sentiamo un altro messaggio vocale. Buongiorno, Gianni da Napoli. Ciao. Ma il murale, il problema del murales andava fatto in questa maniera, secondo me. O fai murales solo di Maradona, visto che la fermata è dedicata a Maradona. Se vuoi fare una fermata dedicata al Napoli, allora devi mettere tutti i personaggi più importanti. Non puoi fare questo sì e questo no. O metti solo Maradona, o metti a tutti. L'abbiamo detto prima, è stata una mesca francesca, perché si è colta al balzo l'occasione della morte di Maradona per completare una fermata che, come ricordava Andrea Falco, era già avviata. Ancora un messaggio, dai, sentiamolo al volo, così, eccolo.
Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea e Eugenio, ciao, complimenti per la trasmissione. Grazie, io credo che per quanto riguarda il murales, per non fare polemica, credo che andava bene anche tutta la fotografia di Napoli campione d'Italia, sì. Che almeno tutti i giocatori era bello vederli tutti quanti. Bravo. E nessuno si pigliava colore. E poi il perno principale è sempre Ferlaini, che hanno fatto una cosa cattiva non metterlo. Ciao ciao. Sono d'accordo, se la fermata Maradona, Andrea, mettiamo la squadra che ha vinto gli scudetti, gli rappresentiamo tutti quelli di quel periodo e poi mettiamoci anche Antonio Iuliano, bisogna ricordarlo perché lui ha portato Maradona a Napoli, è l'unico dirigente. No, perché se magari mettevi una foto di squadra prendevi meno spazio e li mettevi tutti in modo che nessuno abbia avuto da ridire, no? Invece di gigantografie di personaggi singoli e poi però ne mancano tanti. Va bene, noi ci fermiamo però, il calcio continua a Radio Marte e siamo in prossimità della partita, quindi hai voglia a sentire adesso. Anche la conferenza stampa all'1:30 l'ascolterete insomma su questa emittente. Io vi ricordo anche l'appuntamento che ci riguarda però, Raffaele, perché stasera 19:30 torniamo con il nostro tiro al bersaglio, ascoltando qualche vecchia telecronaca e con un ospite molto interessante per parlare ancora una volta di Diego Armando Maradona. Grazie alla nostra redazione, a Mario Palli. Gianno, grazie a te Raffa stasera. Noi ci sentiamo precisamente alle 19:30 dopo Manzini, adesso Marte Sport Live con tutto ciò che concerne la partita Napoli-Real Sociedad che si giocherà domani a partire dalle 19:00. Chi c'è in studio? Chi c'è? Ah, Massimo D'Alessandro che è già in rampa di lancio. A più tardi, ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.